Gol e spettacolo al Diego Armando Maradona Stadium, finisce 2-2 tra Napoli e Milan, un risultato, una partita coinvolgente, un risultato che porta un solo punto per le due squadre, un punto che fa felici non tanto i giocatori del Napoli né quelli del Milan, ma secondo me fa più felici quelli dell'Inter, che oggi hanno battuto 1-0 la Roma di José Mourinho, ma soprattutto l'ex Lukaku, e secondo me fanno felici anche i bianconeri di Max Allegri. Perché? Perché con questo pareggio il Milan, che sperava di portarsi molto più vicino alla vetta grazie alla doppietta di Giroud nel primo tempo, ora si allontana l'Inter pericolosamente, perché l'Inter va a 25 punti, la Juventus rimane seconda a 23 e il Milan si ferma a 22, quindi di fatto arriva un meno 3 inaspettato dai cugini nerazzurri, mentre il Napoli, che rimane a 18, è pericolosamente a meno 7 dai nerazzurri di Simone Inzaghi. Ed è un 2-2 particolarmente brillante, perché il Napoli va sotto nel giro di 10 minuti per la doppietta di Olivier Giroud, che è tornato a livelli importanti dopo un periodo di digiuno durato per un bel po' di tempo, però nel secondo tempo è uscita fuori la qualità del Napoli, soprattutto con Politano, che fa un gol secondo me eccezionale e strabiliante, ma soprattutto la punizione di Raspadori che ha portato il pareggio. Devo dire, il Napoli poco brillante soprattutto nel primo tempo, ma agevolato secondo me da un Magnan terribile, e non siamo abituati a vederlo in queste condizioni, il portierone del Milan, che secondo me ha fatto più di un'uscita fuori posto, e secondo me anche nel gol di Raspadori rivedibile. Il gol di Politano invece è semplicemente eccezionale. Ripeto, è un punto che fa felici più i nerazzurri, più i cugini di Milano, sponda nerazzurra, e anche la Juventus, che a questo punto rimane seconda in classifica e allunga anche lei sul Napoli. Allora, a questo punto la domanda che vi faccio è: in virtù di quello che è stato il risultato di oggi pomeriggio e di questo pareggio tra Milan e Napoli, l'Inter è ancora sempre più candidata allo scudetto? Soprattutto, vedete un anti-Inter in questo momento? Chi può essere? Insomma, parliamone qui sotto nei commenti, apriamo un bel dibattito.